succede che mi abbastanza spesso ultimamente sono contenta, molto, perché vedo che questa idea poi delle lezioni d'opera non solo ha raccolto consensi nel nostro territorio, ma addirittura da Roma, perché i signori arrivano da Roma. Incredibile, è incredibile, per, insomma, per noi è un onore, per noi è un onore, accidenti. Anche voi arrivate da Roma, eravate a Roma in vacanza, ecco, ecco. Allora, per chi non mi conosce, sono Sabrina Gasparini, sono la presidente del Salotto Culturale Gazzotti. Ormai siamo vivi ed è una cosa incredibile, dopo 6 anni dalla Costituzione, noi siamo un'associazione che non gode di contributi pubblici, ma di piccoli contributi privati, ovvero come i vostri, che ci aiutano a fare delle iniziative possibilmente culturali, ma in modo trasversale, non in modo pomposo, neanche in un modo pesante, e senza nessuna presunzione di volere fare chissà quali operazioni culturali, ma di estendere la cultura alla maggior parte delle persone, cioè al maggior numero delle persone. Questa dell'opera viene da sé, nel senso che comunque, nonostante a Modena sia un terreno minato la lirica, siamo comunque veramente un'icona dell'opera, perché è nato Pavarotti, Raina Kavaibanska abita esattamente di fronte a noi, dall'altra parte del parco, e Mirella Freni ovviamente. Quindi non si poteva in un percorso culturale escludere l'opera. Questa estate è nata questa idea, perché se ne parlava un po', e giusto anche parlando con il conservatorio, parlando con tanti altri soggetti, abbiamo detto vabbè, se non lo fa nessuno lo faccio io. Lo facciamo noi come Salotto Culturale, di fare queste lezioni d'opera, fatte in modo semplice, ma perché tanti, basandosi proprio su io mi sono basata su di me in verità, cioè nel senso che la mia ignoranza era abbastanza preoccupante sul genere, e più parlavo con le persone più anche loro dicevano ma anch'io poi non è che sappia esattamente com'è quest'opera, ma no, ma anche io questa non la so tanto bene, dico beh allora bisogna porre un freno a tutto ciò, e cominciamo con le lezioni d'opera. Questa è la prima di una trilogia, in verità non la famosa trilogia verdiana, ma la trilogia del Salotto, quindi in verità cominciamo con Verdi, ma poi abbiamo 2 opere pucciniane, la Bohème e la Butterfly, per le quali vi chiedo, se siete interessati, subito di dare la vostra prenotazione, perché oggi è stato un delirio veramente, tra prenotati, non prenotati, prenotati che non avevano confermato, eccetera, eccetera. Perché sarà il prossimo appuntamento il 1° di febbraio e l'ultimo il 29 marzo. Poi credo, speriamo, di continuare questa iniziativa anche in estate. Cosa succede oltre a questo? Io sono piena di cose che vi devo dire, perché ci tengo perché noi abbiamo sì delle attività, grazie Cesare, abbiamo delle attività inside al salotto che voi troverete in questo volantino alla fine della lezione d'opera. Per chi non è mai stato qua, noi si conclude sempre a tarallucci e vino, cioè si mangia, si beve, perché la convivialità poi è la cosa più importante per fare stare bene le persone. Quindi questo è un opuscolo dove ci sono i nostri programmi. E poi abbiamo 2 eventi per i quali chiedo la vostra attenzione, che è questo, il primo, lo vedete su ogni sedia, e anche là in verità adesso c'è il signor Mauriello che lo copre, ma è la stessa cosa. Allora, lo Spira Mirabilis di Formigine, per chi è di Modena sa che a Formigine è stato costruito un auditorium per un'orchestra famosa oramai, dei migliori conservatoristi europei, senza un maestro direttore. Quindi questo ha fatto sì che gli Spira Mirabilis sono ormai un'orchestra riconosciuta di giovani talenti, per i quali è stato costruito un auditorium. Questo auditorium, noi abbiamo già avuto l'opportunità, io personalmente con la mia formazione, di fare un concerto sul tango, e questa volta abbiamo invece questo tributo a Maria Callas, che Maria Callas viene interpretata in 2 facce diverse, ovvero sia la donna e l'artista, da un'attrice, Maria Letizia Gorga, e da un soprano che è Ginevra Schiassi, con l'accompagnamento di violino e pianoforte e di splendide immagini. Pino Amendola, che è un famoso regista romano, è il regista di questa sintesi, di questa vita,
Il biglietto costa 10 euro, abbiamo sempre cercato di tenere biglietti popolari per far sì che sempre più persone possano fruire di questa cosa. Anche questo, se volete prenotarvi, alla fine del concerto siamo in tre che vi daranno tutte le spiegazioni possibili. E un'altra cosa, l'ultima, poi cominciamo davvero con la lezione, è questa. Perché questa? Perché il 29 di novembre abbiamo deciso di fare un'operazione che coniuga i nostri due interessi, in verità, che sono anche la nostra professione, io e Simonetta. Simonetta è una guida storica di Modena, lavora veramente tantissimo come accoglienza dei turisti, non sembra, ma a Modena abbiamo tantissimi turisti che arrivano da ogni parte del mondo. Ma come succede con l'opera, tanti modenesi non conoscono Modena. Quindi abbiamo pensato di fare un tour sulla musica, ma anche sulla storia di Modena. Un matinée, l'appuntamento è alle 10 alla Preda Lingadora, per chi vuole partecipare. Si farà un giro per Modena con nozioni sui nostri tre, le nostre tre icone dell'opera, quindi Capaibasca, Pavarotti e Freni, e su Modena città e storia. Poi si arriva qua a mezzogiorno, ci sarà un concerto di 45 minuti sulle aree più famose di Pavarotti. E questo si va su prenotazione, perché ovviamente più di 20-30 persone Simonetta non riesce a gestirle a livello di tour storico della città. Però se sono in di più, abbiamo deciso di prendere due guide per riuscire a fare il giro completo. È un'iniziativa che per noi è un po' quello che simboleggia le nostre due professionalità. Io mi occupo di musica e Simonetta di storia. Le abbiamo unite e abbiamo pensato che questo può essere un esempio anche di accoglienza turistica, e che a quanto pare le nostre istituzioni non ci stanno ascoltando ancora, ma speriamo che ci capiscano uno di questi giorni. E quindi, se volete prenotarvi, anche qua alla fine c'è sempre il buffet, quindi storia della città, concerto e buffet su questo. Poi faccio un altro piccolo spot, poi mi taccio per sempre. Allora, alla fine del concerto, se volete, noi abbiamo una nostra socia che fa queste cose bellissime. Questi sono dei segnalibri, li ha tematizzati oggi con l'opera. Questi sono dei costumi e questi sono degli spartiti. E questi sono i segnalibri che, se volete acquistarli, alla fine del concerto Paola ne ha anche altri, ma siccome noi abbiamo un mercatino di Natale, che è il prima domenica di dicembre, questo è uno dei tanti oggetti curiosi che potrete trovare anche al mercatino dei nostri soci. Quindi questi sono segnalibri veramente tematici sulle lezioni d'opera, in questo caso, molto belli. Poi basta, se no non mi sopportate più. È giunto il momento di parlarvi di quello che succede ora. Tante associazioni culturali hanno fatto le lezioni d'opera, ma mai così. Mai così, perché obiettivamente trovare pianoforte, violino e tre professionisti non è così semplice, se non a costi altissimi. Quindi bisognava mettere biglietti a dei costi troppo alti. Noi lavoriamo nella musica ormai da tanto tempo, da tanti anni, quindi grazie alle nostre relazioni, ai nostri intrecci, alle nostre collaborazioni siamo riusciti a farlo con così poca gente, perché voi non siete in tanti, siete in tanti qua, perché questa è una sala piccola, però è la sala delle arti, perché qua sopra sono rappresentate tutte le arti figurative, l'arte della letteratura, della scultura, della pittura, della musica. E oggi abbiamo messo insieme questo ensemble, dove prevede un solo fra virgolette tre registri vocali, perché le altre due opere ne prevedono di più. E quindi io ve li dico, li applaudirete man mano che li vedrete, perché non arrivano subito in scena, perché arriva il professor Tarcisio Balbo. Però il nostro ensemble oggi è composto dai maestri Stefano Seghedoni, anche lui conosciutissimo a Modena. Seghedoni è, oltre ad essere un bravissimo pianista, come sentirete, ma è direttore d'orchestra che gira il mondo dirigendo varie orchestre, quindi grazie sempre all'amicizia.
Oggi è qui, al violino il maestro Lucacci, ma lo conoscete già perché lui è il direttore dell'ensemble, in quanto è una colonna portante del salotto a livello musicale. Le voci sono di Arianna Vallotta, soprano, di Luigi Battistoni, tenore, e del baritono Roberto Baccarini. Io per ora mi taccio e vorrei un applauso per l'inizio di questo concerto dedicato alla lezione d'opera Traviata, e vorrei qui con me, direttamente, lui è un docente famoso e affermato, in questo caso rubato all'Orazio Vecchi, che è più vicino ma non insegna solo lì, il professor Tarcisio Balbo. Della carriera di Verdi, tra il 51 e il 53 escono i titoli più importanti di Verdi: Rigoletto, Trovatore, Traviata. Traviata e Trovatore composti probabilmente in parallelo negli stessi mesi, almeno fino a un certo punto. E sono opere che per Verdi sono opere sperimentali. Verdi si arrabbiava a morte quando qualcuno osava dire che si trattava di opere all'interno della grande tradizione italiana, perché aveva, si era proposto in maniera estrema di sperimentare dei nuovi modi di fare teatro musicale, a partire dalla scelta dei soggetti. Rigoletto è il banco di prova, ha dei problemi fortissimi ad andare in scena perché la censura veneziana non ammette che si possono rappresentare le vicende di un donnaiolo che seduce le ragazze di buona famiglia. Dico sempre ai miei studenti, ancora nel 1896, in Puccini, Mimì è una civetta perché mostra la caviglia con fare promettente lusinghiero, quindi immaginate cosa potesse essere raccontare queste storie nel 50 anni prima, anche se Venezia era una piazza abbastanza libera, tanto è vero che per Traviata l'iter fu meno problematico, proprio perché la censura chiudeva volentieri un occhio con le trovate di Verdi. Verdi, prima di Rigoletto, va a Parigi. A Parigi frequenta il bel mondo, frequenta anche i teatri e sicuramente vede rappresentato nel 1852 la versione teatrale della Signora delle Camelie di Dumas figlio. È uno di quei lampi di genio che colgono immediatamente Verdi. La cosa che più colpiva è che la storia raccontata da Dumas era una storia vera in cui lo stesso Dumas era stato coinvolto. Quella che diventerà la Violetta di Verdi in realtà si chiamava Alphonsine Duplessis, era una vera cortigiana che ha vissuto pochissimo, è morta a 23 anni nel 1847 di tisi, e Dumas è stato probabilmente il suo ultimo amante, squattrinato come Manfredo di Verdi, tanto è vero che i due si separano proprio perché c'è una lettera stupenda di Dumas a Duplessis, dove si dice: sono troppo povero per essere il vostro amante e troppo ricco per non esserlo, più o meno vado a memoria, e si congela in questo modo da questa donna che aveva i propri piedi il bel mondo parigino. La Duplessis muore nel 47, nel 48 Dumas pubblica La Signora delle Camelie, dove Alphonsine diventa Marguerite Gautier, uno dei suoi personaggi più celebri, e lo stesso Dumas si trasforma in Armand, cioè l'ultimo tra gli amanti della ragazza. L'anno dopo Dumas crea una versione per le scene del proprio romanzo e ha ovviamente delle difficoltà notevoli a metterlo in scena fino al 52. Fortuna nostra, perché Verdi riesce a vedere una rappresentazione teatrale e, come faceva sempre, mette in tasca il soggetto. Era un soggetto difficile perché soprattutto il romanzo di Dumas, Verdi anche questo lo aveva sicuramente letto, il giorno in cui gli eredi di Verdi ci permetteranno di entrare nelle segrete stanze
dell'archivio privato di Verdi, riusciremo finalmente a capire cosa Verdi leggesse, quali partiture studiasse. Per ora le nostre sono solamente delle congetture, perché non abbiamo accesso alla biblioteca personale di Verdi. Sicuramente però da molte lettere si capisce che Verdi aveva letto il romanzo, ed era un problema perché i toni di Dumas sono molto spesso crudissimi. C'è una scena in cui si descrive una cena in casa dell'amica di Marguerite, in cui ci si abbandona alle peggiori nefandezze linguistiche e non. Per fare diventare questo soggetto un'opera occorreva sublimare, limare, togliere tutto quello che potesse essere sconveniente, ma far capire in ogni caso qual era il messaggio e il tema di fondo dell'originale di Verdi. Quello che resta, lo vedete nella... penso sia sparita la mia copia. Sì. Quello che vedete e che resta è sintetizzato nel frontespizio dello spartito Ricordi, che riproduce più o meno in versione leggermente diversa dei costumi, adesso vi dirò perché, la versione della prima edizione della Dama delle Camelie come pièce teatrale. La scena finale è quindi la ragazza che muore tisica, sofferente, riconciliandosi in extremis con l'amato. Questo, ripeto, è tutto quel che resta. Verdi in realtà ha un iter abbastanza travagliato per portare a termine Traviata. Nel 52, quindi un anno prima della rappresentazione della Fenice, Verdi riceve la visita del segretario della Fenice che gli commissiona una nuova opera, Al buio. Si sa solamente chi sarà il librettista, Francesco Bagnasiara, uno dei librettisti storici di Verdi, quello che ha scritto per lui Ernani, Macbeth, il librettista di Rigoletto, anche se poi la versione venne riveduta da un altro letterato, avrebbe scritto ancora la prima versione di Simone Boccanegra, La forza del destino, insomma, uno dei grandi librettisti italiani. Il problema si pone perché Verdi non riesce a trovare una prima donna che possa interpretare quest'opera che ancora gli frulla in testa. C'è una lettera in cui scrive a Carlo Marzari, che è il presidente della Fenice, e dice che vuole a Venezia una donna di prima forza. Significa vuole un soprano con tutte le agilità, con tutti i centri, con un'estensione ampia, quindi qualcuno che possa reggere un soggetto piuttosto difficile da manipolare. La tirano per le lunghe, tanto che solamente a ottobre del 52 finalmente Verdi si decide a mandare alla censura veneziana il soggetto, quindi non tutto il libretto del Rigoletto. Quella della censura è un problema spinoso nell'opera italiana, perché all'epoca, soprattutto all'epoca degli stati comunitari, siamo nel 52-53, ovviamente qualsiasi cosa che uscisse fuori dalle norme della morale o della politica era oggetto piuttosto scabroso. Voi avete nella dispensa che vi ho fatto preparare un libretto, la figura 6, dove vedete tagliato il titolo La Traviata e vedete su scritto Violetta. E il residuato è un libretto conservato negli archivi Ricordi per una rappresentazione bolognese della Traviata, in cui la censura bolognese, tra l'altro il censore è un canonico di San Petronio, quindi peggio di così non poteva andare, devastò il libretto letteralmente per adattarlo alla morale. Intanto non si poteva mettere Traviata, perché sarebbe stato come intitolare un'opera La donna di malaffare, quindi questo primo. E poi tra le tante chicche venne cancellato Croce e Delizia, perché non si poteva citare la croce, venne sostituito mi pare con Pena e Delizia, qualcosa del genere. Così come venne modificato la tirata di Violetto nel primo atto durante il Brindisi, La vita è nel tripudio, questa è la versione originale,
questo canonico suggerì di, anzi impose di sostituire con mia vita e nel tripudio, cioè un'affermazione della sola Violetta non può essere presa come affermazione generale che la vita possa essere un godimento. Questo vi fa capire quanto pesante e quanto difficile fosse mettere in scena un soggetto scabroso all'epoca. Finalmente comunque traviata, va in porto la vicenda della donna, della cortigiana che si redime grazie all'amore per un uomo di scarsi mezzi economici, che alla fine si riconcilia con lui in extremis dopo essersi sacrificata per salvare il suo onore e quello della famiglia, finalmente riesce ad andare in scena, però con un'imposizione della censura. Noi oggi siamo abituati a vedere Traviata in tutte le salse, anche in ambientazioni contemporanee. Normalmente pensiamo che Traviata, visto che il romanzo di Dumas era un romanzo uscito nel 1848, quindi contemporaneo a Verdi, potesse essere messo in scena con le costumi del 1800. In realtà, se andate più avanti, vi ho stampato anche il frontespizio del libretto per la prima di Traviata a Venezia del 1953, vedete nei paratesti, scena Parigi e sue vicinanze nel 1700 circa, cioè 100 anni prima. Addirittura Piave, su richiesta della censura veneziana, aveva proposto di ambientare Traviata all'epoca del cardinale Richelieu, quindi ancora più indietro. Verdi si oppose fino all'ultimo. Non riuscì a spuntarla, ahimè. Si oppose fino all'ultimo a questa retrodatazione. Alla fine ottenne il compromesso di retrodatare l'opera al XVIII secolo per una ragione molto simile, molto, molto importante. In realtà ci sono varie scuse per l'arretramento di Traviata. Quella più banale, che per una leggenda popolare, è che i coristi della Fenice, che erano di solito gente di estrazione umile, non avrebbero figurato vestiti da persone del buon mondo. È la scusa più stupida che si possa pensare. C'è una scusa più intellettuale, e cioè che vedere rispecchiata la società in cui si vive sul palcoscenico è qualcosa di scioccante per lo spettatore ottocentesco. Occorre sempre nell'opera che ci sia una distanza temporale minima tra quello che viene rappresentato e chi assiste alla rappresentazione. In realtà la scusa reale era molto più banale. Nello stesso anno, in un altro teatro veneziano, avrebbero rappresentato La Signora delle Camelie di Dumas, quindi occorreva differenziare in un qualche modo la rappresentazione della Fenice. E lo si fece, ripeto, retrodatando la rappresentazione al XVIII secolo. Prima del 1896, quindi siamo quasi alle soglie del Novecento, Traviata va regolarmente in scena con i costumi del Settecento. Alla seconda pagina dei fogli avete in alto, riconoscibili se li si vedesse senza alcuna indicazione, i costumi per una Traviata del 1855 a Napoli, una sfilata di damine di cavalieri settecenteschi. 50 anni dopo, per una rappresentazione a Milano nel 1906, i costumi di Traviata sono aggiornati a ciò che vediamo ancora oggi, quindi una Traviata ottocentesca, una Traviata contemporanea a Verdi. Verdi si opponeva a scrivere all'impresario una lettera di fuoco indirizzata alla direzione della Fenice, anche per un semplice motivo. Verdi aveva un modo di procedere nella scrittura di un'opera abbastanza particolare. Quello che gli interessava all'inizio, lo scrive in una lettera celeberrima, era trovare la tinta dell'opera. Oggi, se fosse stato un rockstar, avrebbe detto che occorreva trovare il sound dell'opera, qualche cosa che caratterizzasse quel dramma. In Traviata la tinta, il sound, è il ritmo di valzer, il ritmo delle danze parigine, delle danze nei grandi salotti parigini che allora impazzava. Era ovvio per Verdi, e lo ribadisce a chiare lettere nella lettera che fa scrivere, che fare andare a ritmo di valzer le damine e i cavalieri del Settecento sarebbe stato un controsenso palese. Occorreva rappresentare Traviata con i costumi dell'Ottocento.
Noi gli andò bene e per 50 anni almeno, anche sui teatri italiani e in tutto il mondo, si è dovuti andare al ritmo di valzer con costumi che col valzer non c'entravano niente e assomigliavano più che altro a una rappresentazione carnevalesca. Io non sto a riprendere qui la trama di Traviata, perché penso che chiunque abbia una minima dimestichezza con l'opera sa di cosa si tratta. Tra l'altro la trama la ripercorreremo man mano che ascolteremo i vari brani dell'opera. L'unica cosa su cui mi vorrei soffermare prima di lasciare lo spazio alla musica è uno schema formale di base che in Traviata Verdi rispetta ancora. Si dice che l'autore di questa frase sia stato George Bernard Shaw, che volendo sintetizzare l'essenza del melodramma italiano dell'Ottocento abbia detto che tutte le opere dell'Ottocento si riducono a un solo schema di base. Il tenore vuole portarsi a letto il soprano e il baritono tenta di impedirglielo. In realtà qui funziona così, e nelle tutte le grandi opere dell'Ottocento funziona così. Nel Trovatore Barrico vorrebbe impalmare Leonora, ma il conte di Luna cerca di impedirlo. In Aida ci sono delle ragioni politiche. Radamés, tenore e Aida si amano, il padre di Aida, con l'altro, cerca di opporsi per tutta una serie di ragioni. La stessa cosa funzionava con Rigoletto. Il duca di Mantova concupisce la figlia di Rigoletto e il padre ovviamente tenta di porre un freno, con una variante però. Normalmente l'equazione è tenore buono, soprano buono, baritono cattivo. Il Rigoletto la cosa è rovesciata, cosa che tra l'altro infastidisce molto anche la censura dell'epoca. In Traviata questo triangolo funziona alla perfezione. Alfredo, tenore, buono, ama, riamato, Violetta, soprano, buono, si oppone il baritono, Germont, padre, sia per soprattutto per salvare l'onore del figlio, ma per salvaguardare l'onore familiare, esercita una violenza psicologica inaudita sia sul figlio, sia su quella povera disgraziata che è Violetta, che dovrà subire un martirio musicale terrificante. Perché dico questo? In Verdi ciò che conta per capire il dramma è la musica. Negli anni 70 andò in scena all'English National Opera un Rigoletto che è passato alla storia per la regia di Jonathan Miller, che aveva una caratteristica: era totalmente cantato in inglese. E, tra l'altro, per rendere plausibile la vicenda, Rigoletto non venne ambientato a Mantova, ma venne ambientato a New York, a Little Italy, in modo che il duca di Mantova diventasse The Duke, il capo di una gang mafiosa, e Rigoletto non facesse più il buffone di corte, ma facesse il barman nel nightclub gestito dal duca. Funzionava benissimo, è uno dei più bei Rigoletti che siano mai stati allestiti, è una regia che ha fatto letteralmente scuola, e funziona proprio perché il dramma si capisce in ogni caso semplicemente seguendo la musica di Verdi. Lascio questo filo sospeso prima di cedere alle note del preludio, proprio perché il duetto, il confronto diretto tra Germont padre e Violetta sarà tradotto da Verdi in un duetto di proporzioni inaudite, tant'è vero che nel gergo operistico comune viene sempre chiamato il duettone di Traviata, senza altre specificazioni, che rappresenta il modo che ha Verdi di far infierire il baritono sul povero soprano. Dopo ci sarà l'aria di Provenza, con cui anche Alfredo avrà la propria parte. Io cedo la parola adesso alla musica, col preludio di Traviata, preludio che per Verdi ha già una funzione particolare, in realtà lo aveva già la Don Giovanni di Mozart nel 1791. Il preludio non serve più all'epoca di Verdi a fare, come dice uno studioso di opera, il noise killer effect, cioè l'effetto ammazza rumore, il modo per dire agli spettatori in silenzio cominciamo, ma serve a dare la cifra essenziale dell'opera. Sentiremo
nel corso dell'esecuzione due temi che rincontreremo più avanti nell'opera e sono quelli che simboleggiano in una maniera più sintetica il dramma di Traviata. Le note che ascolteremo poi all'inizio dell'ultimo atto e che rappresentano Violetta ormai sul letto di morte nell'ultima fase del latino e la melodia che tutti conosciamo, che è quella del cosiddetto Amami Alfredo, su cui di nuovo ritorneremo perché anche questa è un'invenzione del tutto paradossale ma azzeccatissima di Verdi. Grazie.
credo un paio di anni fa al massimo è uscito un volume di un importante musicologo italiano che è Emilio Sala, che per la DT ha pubblicato un libro che si intitola Il valzer delle camelie, Echi di Parigi nella Traviata. Ed è un libro in cui Sala si è divertito a ricostruire letteralmente tutto il paesaggio sonoro e musicale a cui Verdi sicuramente ha attinto durante la propria permanenza parigina e che ha riversato in parte nella composizione di Traviata. E il Brindisi con cui si apre, che è incastonato letteralmente al centro dell'introduzione dell'opera, rappresenta uno di questi tasselli musicali di importazione parigina. Il primo brano dell'opera è il primo ternario, dopo seguirà un valzer vero e proprio, è l'equivalente di una gemma di colore locale parigino incastonata all'interno di Traviata, ma è anche un modo efficacissimo per Verdi per poter introdurre quel ritmo rimbalzante del valzer che è normale, che diverrà la cifra regolare di tutta Traviata. Finita l'introduzione, stabiliti i punti essenziali della vicenda, quindi la rivalità tra Rodolfo e il barone di Folle, che è il suo antagonista nella conquista di Violetta, i due amanti si confrontano, si innamorano. Violetta si lascia letteralmente catturare, diversamente dalla Marguerite di Dumas, che è molto più calcolatrice dell'eroina di Verdi, ma non poteva essere diversamente. Nell'opera su ogni accadimento ci si deve cantare sopra un'aria, quindi non si ha modo di argomentare mai e di approfondire più di tanto la psicologia di un personaggio. Cade la prima aria di Violetta. Il problema del riadattare il testo letterario al libretto d'opera è semplicemente quello di riadattare nell'Ottocento una vicenda, un intreccio, a uno schema formale ben preciso, talmente ricorrente che nel gergo dell'opera lo si chiama, all'epoca di Verdi come oggi, la solita forma, cioè il modo solito con cui si compone un'aria d'opera. È una specie di stop and go progressivi. L'azione, quindi il soliloquio di Violetta che riflette su questo strano personaggio che gli si è parato davanti e che le ha confessato il proprio amore, la sua reazione emotiva nella parte lenta dell'aria, nel suo primo cantabile, in Forse lui che l'anima, il ritorno alla realtà, in quello che in gergo si chiama il tempo di mezzo, quindi la ripresa dell'azione, follie con cui Violetta cerca di ricollegarsi, la tensione emotiva sale al massimo grado e deve essere a un certo punto scaricata a terra. Il primo esegeta di Verdi, che è Abramo Baseri, uno studioso fiorentino, parla letteralmente di una corrente elettrica che deve essere scaricata, scaricata in un movimento veloce, in un movimento rapido, virtuosistico, che è la cabaletta con cui normalmente si chiude un'aria d'opera, in questo caso sempre libera del giro. E la ragione, ad esempio, per cui di solito le cabalette fanno un zumpapà zumpapà, che è la cifra dell'opera italiana dell'Ottocento. Lo zumpapà è necessario perché si deve finalmente dare una via di fuga, uno scarico alla tensione che è stata accumulata nel cantabile strappalacrime ipermelodico della prima parte dell'aria. Quindi io mi ritiro sia per il Brindisi sia per l'aria di Violetta e riapparirò subito dopo. Grazie. Thank you.
Thank you.
Non è cosa di tutti i giorni.
E anche la collocazione del canto fuoriscena di Alfredo è abbastanza curiosa, perché Alfredo è letteralmente andato via, per cui questa voce che arriva da fuoriscena è una specie di voce che esce fuori dall'anima di Violetta. È una delle invenzioni più fantasmagoriche di Verdi. Il canto fuoriscena era normale nell'opera dell'Ottocento. Manrico del Trovatore si presenta cantando la sua romanza mentre ancora non lo si vede in palcoscenico, ma c'è la presenza del cantante che sta arrivando. Qui la novità è il fatto che letteralmente il cantante non c'è, questa voce arriva dall'Empireo senza che nessuno capisca cosa stia succedendo. E il fatto che si riesca a ricostruire la vicenda è anche un problema nel passaggio dal primo al secondo atto dell'opera. L'aria di Violetta chiude di fatto il primo atto di Traviata, e nel passaggio tra primo e secondo atto è saltato, nella versione di Piave per Verdi, anche un atto intero della pièce di Dumas, che spiega in realtà quello che succede all'inizio del secondo atto dell'opera di Verdi, ovvero nel pezzo di testo che non abbiamo da Dumas viene raccontato di come quelli che diventeranno Violetta e Alfredo decidono di fuggire in campagna. La futura Violetta, ovvero Margherita, chiede dei soldi a un ex amante per poter finanziare la fuga. Alfredo lo viene a sapere, e ovviamente si arriva quasi alla rottura tra i due amanti, che alla fine si riconciliano e decidono di andare a vivere in campagna, ancorché privi di mezzi. Questo giustifica ad esempio il testo dell'aria di Alfredo all'inizio del secondo atto, dei miei bolletti spiriti. I bolletti spiriti sono bolletti appunto perché c'è stato un litigio che noi non vediamo mai in Traviata, perché esiste in Dumas ma non esiste in Verdi. E i bolletti spiriti di Alfredo si traducono in un'altra trovata di Verdi. Normalmente l'alternanza cantabile cabaletto nelle arie è appunto lento, strappalacrime, veloce. È ovvio che per raffigurare i bolletti spiriti di Alfredo, Verdi ricorda una delle cose che faceva nella sua prima maniera. C'è una bellissima aria di Diodabella nell'Attila, una delle opere del Verdi degli anni da galera, che inizia con una baldanza fenomenale che dipinge musicalmente in maniera impeccabile questa donna guerriera, che è l'eroina di una delle prime grandi opere di Verdi. Per Alfredo Verdi fa lo stesso. Dei miei bolletti spiriti è un cantabile, Verdi scrive andante in partitura, ma con un accompagnamento ostinato, implacabile, in note brevi, che dà tutto il senso dell'ira contenuta a stento, che si sta pian piano stemperando del protagonista dell'opera. Vi lascio all'aria e dopo arriveremo al clou, cioè alla serie di confronti dolorosi tra Violetta, il proprio amante, e il potenziale suocero che tale non sarà mai. Scorre da per me qui presso al
potenti spiriti, il giovanile ardore e la temprana il platino. Violetta per un numero indefinito di volte lo sfogo della cabaletta. Il duetto inizia col dialogo tra Germone e Violetta, il dialogo poi sale di tono con l'inizio del cantabile, con Purasi come un angelo, ci si aspetterebbe il colpo di scena e la cabaletta, ma comincia un altro cantabile. Di nuovo un terzo cantabile, un quarto cantabile, alla fine Violetta, spossata, non riesce più letteralmente ad andare avanti, ma musicalmente, perché gli è stato imposto una fila di cantabili, uno dopo l'altro, terribili, uno peggio dell'altro, non può che dire: ora imponete, cedo le armi, basta che la finiamo, cantiamo questa benedetta cabaletta, che però questa volta non ascolteremo, la lasciamo all'immaginazione, cantiamo la cabaletta, faccio tutto quello che volete, lascio Alfredo, purché la finiamo. È insostenibile una tensione patetica di questo livello. Verdi farà una cosa simile, tanto per dare la misura ai velomani, in Aida un po' di tempo dopo. Nel terzo atto, Radames e Aida si confrontano in duetto, Amonasdro e Aida. Amonasdro chiede alla figlia di carpire all'innamorato il segreto del passaggio dell'esercito egizio, padre e figlia cantano un cantabile strappalacrime, colpo di scena, arriva Radames, Amonasdro si nasconde, Radames non sa nulla e impone ad Aida un altro duetto con un altro cantabile da fare accapponare la pelle. Noi percepiamo lo strazio di Aida, come qui percepiamo lo strazio interiore di Violetta, semplicemente perché non abbiamo mai questa benedetta cabaletta che arriva. E che Violetta sia ormai annichilita, che abbia ormai ceduto le armi, lo capiamo anche da quello che succede immediatamente dopo. La rispondenza del famoso Amami Alfredo. Vi ho messo nelle paginette che avete trovato all'entrata, alla fine, quattro pentagrammi di musica. In realtà sono due melodie, a righe alternate. Una è dalla cavatina di Violetta che avete sentito poco fa. Misterioso, altero, croce delizia, la melodia dell'Amami Alfredo. Hanno tutte e due la stessa struttura, due frasi corte e una frase lunga che parte dalla nota più acuta e va mano a mano a scendere. È quella che tecnicamente si chiama una bar form, è uno degli schemi melodici tipici del melodramma italiano dell'Ottocento. Qual è la novità? Queste cose normalmente si trovano all'interno delle sezioni liriche delle arie, dentro un cantabile o dentro una cabaletta. L'Amami Alfredo di Violetta esce in maniera inaspettata all'interno di un recitativo. È come se ormai Violetta fosse così compressa, così dilaniata, da non poter fare altro che procurarsi un qualsiasi sfogo lirico nel successivo confronto con Alfredo. Lo può fare cantando
una melodia che avrebbe potuto cantare solo in un cantabile che Verdi sbatte qui, senza nessuna preparazione, senza nessuna continuazione. È l'emblema dell'amore mortale di Violetta per Alfredo, tutto concentrato in 16 battute o poco più di arcata melodica. Thank you.
Thank you.
severo scritto mi lasciava, però l'attendo, tameran il vederti. E qui non mi sorprenda, la so che m'allontani, tu lo calma, a piedi suoi mi tenterò, di più mi verrò, sarei felice, perché tuo nome, Alfredo, in modo che Germont possa finalmente distruggere anche il figlio. Piave era un librettista che veniva considerato un po' lo Zerbino di Verdi. Verdi, tra l'altro, con tutti i suoi librettisti era in certi momenti finanche brutale. E in questo caso Verdi scrive una lettera dettagliatissima a Piave, chiedendogli esattamente il tipo di versi e quasi le parole che vuole per la cosiddetta aria di Provenza. Vuole dei versi lunghi, 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 lunghi. Vuole dei versi in tutto di 16 sillabe, doppi ottonari, e li vuole doppi proprio per caricare l'effetto litania. Vuole lo stesso ritmo dell'ottonario, che è un ritmo molto incalzante, papapara, papapara, ripetuto due volte sullo stesso verso. Quindi vuole una melodia estremamente appuntita ed estremamente ostinata, implacabile, visto che tra l'altro va in un cantabile, deve essere lenta, e soprattutto, chiosa per Piave,
mettici alla fine un verso quinario, cinque sillabe, che fa a cazzotti col ritmo dell'ottonario. Verdi lo sa benissimo, lo scrive anche a chiave, però dà quel finale perentorio a sorpresa che è la mazzata finale sulla testa del povero Alfredo. Anche in questo caso, dopo un cantabile come l'aria di Provenza, Alfredo non può che capitolare e cedere al padre in tutto e per tutto. L'epilogo sarà dei più tragici. Alfredo, sentendosi abbandonato da Violetta che gli ha mentito, raggiungerà l'amata alla festa e, per spregio, le getterà una borsa di denaro pagandola come una prostituta e facendo svenire a scena aperta la povera Violetta tra la disapprovazione generale, in primis anche del padre, bontà sua, che almeno in quest'unico caso rimprovera il figlio sul modo in cui ha trattato la madre. Da lì forse Germoni incomincia quel percorso di conversione che lo porterà poi nell'ultimo atto ad abbracciare Violetta come una figlia, così come gli era stato chiesto all'apice dei duettoni. Dio me saude.
preferisco fare il matador. Okay. È il coro delle zingarelle, poi quello dei matador, in cui Verdi inframmezza il finale del secondo atto. È un passaggio obbligato in qualsiasi melodramma dell'Ottocento, soprattutto in quelli degli anni 50, dove occorre inserire sempre una nota di colore locale. In questo caso, per raffigurare, per dipingere al meglio musicalmente la festa carnevalesca in casa di Flora, dove accade il fattaccio. Verdi lo fa tra l'altro apposta, è una delle sue caratteristiche, anche prima in Otello troveremo questo contrasto, proprio per fare risaltare meglio la tragicità dell'insulto a Violetta alla fine dell'atto, che si svolge letteralmente sull'eco di questa musica festosa e così leggiadra e scansonata. Di Salina nella propria residenza estiva esattamente col coro delle zingarelle, una cosa che tra l'altro Tomasi La Lampedusa descrive minuziosamente, che nel film è stato ripreso in maniera meticolosa, con l'arrivo sonorizzato dal coro delle zingarelle suonato dalla banda e poi il Te Deum in chiesa che fa iniziare solennemente le vacanze dei principi di Salina, sostituito da un estratto dal Trovatore di Verdi. Può sembrare ridicolo, ma in realtà era una cosa che nell'Ottocento si faceva normalmente. Basta andare nelle cantorie delle chiese, laddove c'erano organi, soprattutto quelli col set di percussioni, che ancora oggi si ritrovano anche a Modena, e si troverà una miriade di brani d'opera travestiti da brani di chiesa, da Gloria, da Sanctus, da pezzi di carattere, tutti basati sui maggiori successi melodrammatici. Era un po' il jukebox nascosto dell'epoca e il coro dei Matador non fa eccezione. Sul letto di morte, Violetta non ha nemmeno più la forza di cantare un'aria, e infatti il suo ultimo intervento solistico, che è Addio del passato, è segnato da Verdi come aria in partitura, ma in realtà è quella che tecnicamente si chiama una romanza, cioè un'aria ridotta solamente alla parte cantabile. È l'ultimo, è l'ulteriore trovata di Verdi
per raffigurare musicalmente lo strazio di Violetta attraverso una serie di contrasti brucianti. Violetta canta il suo addio al mondo, in un cantabile da tirar via la pelle, e subito dopo si sentono dalle finestre le persone che festeggiano il carnevale e cantano il baccanale, che di fatto taglia a metà l'aria perché Violetta non riuscirà mai più a cantare una cavaletta. In realtà la canterà, ma la canterà all'ingresso, dopo l'ingresso di Alfredo, che arriverà in extremis per riconciliarsi con l'amata, e ovviamente le farà cantare un duetto completo con tanto di tempo d'attacco e di cantabile, giusto per allungare ancora di più lo strazio fino agli ultimi secondi. Il baccanale serve a questo, serve anche a preparare il recitativo di Annina, che cerca di preparare al meglio Violetta all'arrivo imminente di Alfredo e di Germont. Quindi Verdi fa questo, la romanza di Violetta, il baccanale che spezza la tensione, un altro cantabile del duetto, nell'ultimo estremo duetto con Alfredo, la climax al massimo e poi l'ultima cabaletta e l'epilogo tragico. Infatti anche io taccio e cedo fino alla fine la parola alla musica.
apre con Libiamo, ma noi chiudiamo con Libiamo. Normalmente tutti i concerti così si chiudono giusto pensando a un brindisi che andremo a fare tra pochissimo. Quindi io mi faccio da portavoce, spero anche vostra, e chiudiamo tutti insieme con Libiamo. Vi ringraziamo veramente tantissimo dell'attenzione. Ecco il signore, io do la parola al signore perché io so che fa dei discorsi interessanti. lo so. Non è lui per stasera. No. Io prendo l'ardire, e me ne scuso ovviamente, di autodelegarmi un po' per rappresentare anche l'entusiasmo, come vedo, delle signore e dei signori, perché questa sera ci avete fatto rivivere queste belle melodie, e vorrei un genere accomunato in un solo applauso tutti. Stavolta vorrei fare qualcosa di più preciso, che dire del narratore. È stato minuzioso e preciso nel... Una signora qui vicino ha detto meglio che a teatro. Credo che sia il commento migliore. Hanno fatto rivivere queste meravigliose arie che credo tutti un po' conoscono. È la prova provata della corposa presenza stasera qui. Mi permettete un elogio particolare agli strumentisti? Sì. Io ho dimenticato che questo doveva essere un'orchestra e ho maggiormente goduto di questa esecuzione. Per alcuni problemi che sono accaduti, quindi onde evitare che si ripetano, chi non ha ancora prenotato per le altre lezioni lo faccia, chi è già sicuro di venire. E noi chiudiamo con il brindisi, anche se alla fine non all'inizio. Ringrazio davvero tutti voi, siete stati veramente veramente bravissimi. Grazie a voi le voci meravigliose, grazie ai maestri, ma li conoscevo, quindi sapevo cosa andavi incontro, e grazie a Tarcisio che ha messo ironia, competenza e tanta professionalità. Grazie davvero. Grazie a tutti. Libiamo, amore, amore, fai cori di più tagli da ti avrà.